La lettera che abbiamo mandato al ministro Speranza è una lettera in cui chiediamo che il ministro Speranza venga in Calabria, perché a 5 mesi dal commissariamento, e questo in verità è anche una conseguenza di un intervento di fine seduta che ho fatto io alla Camera, a 5 mesi in cui avevo chiesto la presenza degli ispettori, e poi i colleghi hanno detto di andare oltre, dobbiamo chiedere la presenza di Speranza. Per 5 mesi dal commissariamento sostanzialmente tutte le cose che avevamo scritto e voluto all'interno del decreto Calabria non si sono purtroppo realizzate. Nel senso che noi immaginavamo che con i poteri che ha in questo momento il commissario Longo potesse sostanzialmente avviare il piano di assunzioni per far sì che per esempio al pronto soccorso di Cosenza, che è stata una delle problematiche più gravi che abbiamo avuto in questi ultimi giorni, invece che 7 medici ci fossero tutti i 22 previsti dall'organico, che nel frattempo non avessimo una situazione nelle aree non Covid, sostanzialmente non presidiate, casa sanitaria, perché si sono tutti dovuti dedicare alla situazione emergenziale. Perché i commissari approvassero entro 90 giorni i bilanci in maniera tale da definire finalmente questo debito, perché il commissario Longo facesse finalmente una riorganizzazione della rete territoriale e della rete ospedaliera, diciamo, coerente con quelle che sono oggi le esigenze di riapertura di alcuni ospedali, primi fra tutti, Praia Mare e Trebisacce, su cui c'è una sentenza che impone la riapertura, ma anche altri ospedali, come per esempio anche quello di Cariati, oppure di intervenire su alcune situazioni come l'ospedale di Locri. Non è avvenuto niente di tutto questo. Allora abbiamo detto a Speranza, non sappiamo se è il caso, diciamo, di modificare l'attuale catena di comando del commissariamento, ma sicuramente tu devi dare una risposta. E, diciamo, in preparazione di questa visita che dovrebbe esserci, mi auguro, nelle prossime settimane, del ministro Speranza, abbiamo fatto una riunione, diciamo così, di ricognizione di quelli che erano i problemi. E la cosa che è uscita fuori con forza stasera, quindi questo è subito il tema che le dico immediatamente, è che siccome si è concluso tanto la settimana scorsa la riorganizzazione, diciamo così, del riparto del fondo sanitario, e sappiamo che sostanzialmente alla Calabria, diciamo in seguito a quello che abbiamo scritto sul decreto Calabria, oltre alle somme che gli sono dovute, che le sono dovute, dovrebbero esserci 60 milioni in più per 3 anni, pari a 180 milioni, che dovrebbero andare in parte a ripianare il debito, almeno quello che conosciamo, e anche, diciamo, avviare finalmente le funzioni. Quindi l'impegno che ha preso Speranza da qui alla settimana prossima è di verificare se intanto si possono sbloccare questi 60 milioni, che quantomeno incomincia, diciamo così, a dare delle risposte dal punto di vista delle assunzioni. Naturalmente questo non va, che poi c'è il problema delle vaccinazioni, c'è il problema dell'organizzazione di queste vaccinazioni, degli hub, c'è stata anche una proposta, diciamo, di delegare anche ai sindaci buona parte di questo impegno sulle vaccinazioni. Insomma, c'è stata una discussione molto importante, è stato posto anche il problema del Sant'Anna di Catanzaro, che è immotivatamente bloccato. Ci vogliono proposte serie per rispondere con garbo alla collega Bossio. Dicevo che una delle migliori proposte sarebbe quella di riscrivere, ovvero di ridisegnare la ripartizione dei fondi del fondo sanitario in base ai criteri di morbilità e comorbilità. E la stessa collega sarà d'accordo con me quando in fase dibattimentale eravamo tutti propensi a votare l'emendamento Sapio, ovvero quello che bloccava i vincoli del piano di rientro, perché avendo bloccato i vincoli del piano di rientro noi non ci saremmo trovati in questa situazione incresciosa adesso, dove il Covid ha messo, ripeto, a nudo tutte le criticità del servizio sanitario regionale. Io avrei gradito essere anche lì, non per pennacchi, ma per dire la mia in senso di proposte al ministro Speranza, e lo dico apertamente, da quando è cambiato il ministro, da Grillo a Speranza, la situazione in Calabria è peggiorata, lo dice Sapia, lo dicono i fatti.
è importante che la nostra deputazione faccia pressing sul ministro Speranza, perché, ripeto, tutti quei fondi che già ci sono in Calabria, non parliamo dei 500 milioni di euro per i tre grandi ospedali, voglio dire, no? Che ci sono in Calabria, i fondi dell'INAIL, i fondi dell'articolo 20, cioè sono circa 1 miliardo di euro che ci sono. Allora è evidente che devono essere attivati per dare lavoro, per dare qualità dei servizi. Ecco, questo secondo me è importante che si faccia, perché si è perduto già parecchio tempo. Con quella progettualità di cui ha parlato l'onorevole Bruno Bossi, di cui ha parlato Sapia, voglio dire, no? Che c'è, guardando con occhio ormai al futuro, perché il sistema, diciamo, l'organizzazione della sanità cambia continuamente. Ma perché cambia? Perché cambia praticamente l'aspettativa di vita delle persone, cioè la fragilità, le malattie croniche sono uno tsunami. Quindi a questo tsunami delle malattie croniche, che occupano il 70% della spesa in Italia, no, c'è stato poi lo tsunami del Covid. E allora le malattie croniche possono anche essere queste un'opportunità per il clima che noi abbiamo, per l'accoglienza che noi abbiamo, ma bisogna fare in modo tale che vi siano delle strutture